Cari amici della finanza sul web, nelle recenti elezioni si sta parlando tantissimo e sui media mainstream, nelle televisioni, nei giornali, sento delle interpretazioni piuttosto surreali, al limite dell'assurdo. Ho sentito dire che queste elezioni certificano che il PD è tornato finalmente in asse con il sentimento della maggioranza degli italiani, che il governo Draghi è rafforzato, che questo voto premia le forze europeiste, globaliste e punisce invece i sovranisti, i populisti, una serie di cose completamente sconnesse con la realtà. La verità è che il dato terribile che emerge da questo voto è che l'attuale Parlamento è assolutamente illegittimo e andrebbe sciolto e che di fatto la nostra democrazia è sospesa. Il dato che è inconfutabile che emerge da queste elezioni, infatti, è il crollo del Movimento 5 Stelle. Il 5 Stelle ha ottenuto un risultato che è oltre il disastroso. Nella storia italiana credo che non ci sia un altro caso di un partito che nell'arco di così poco tempo passa dall'essere di gran lunga il primo partito italiano a essere un partitino di modeste dimensioni. A Roma la Raggi, che al ballottaggio aveva vinto con una cifra vicina al 70%, non ci arriva perché è quarta. A Torino la candidata grillina, che viene dopo la sindaca pentastellata, Appendino, si ferma al 9% e non arriva a ballottaggio. A Milano, la capitale economica del paese, il Movimento 5 Stelle è al 2,7%, circa al 3% a Trieste. Napoli, che è l'unica città in cui fa bene, lo vede al 10% come piccola costola del Partito Democratico, che invece raggiunge numeri molto molto superiori. Insomma, il Movimento 5 Stelle è stato letteralmente azzerato. E in un'elezione che non è come in altri casi precedenti, l'elezione di un piccolo comune o di un medio comune, è una consultazione in cui sono stati chiamati a votare 12 milioni di italiani e che ha visto scendere alle urne le principali, le più importanti città del paese e da cui il Movimento 5 Stelle è uscito non sconfitto, ma devastato. Ora però il Movimento 5 Stelle nell'attuale Parlamento è la forza di maggioranza relativa. A seguito di quell'incredibile boom delle scorse politiche, il Movimento 5 Stelle è la forza che ha più deputati e parlamentari. Che cosa dice la Costituzione? La Costituzione è davvero una bussola che ci indica la strada per difendere, per proteggere la nostra democrazia e il nostro benessere, e in particolare appunto le istituzioni democratiche, che sono quelle che la Costituzione fissa e regola. Nella nostra Carta fondamentale, tra i poteri e i doveri del Presidente della Repubblica, c'è quello di sciogliere le Camere nel momento in cui emergesse una discrepanza tra la composizione del Parlamento, cioè i rappresentanti, e il sentimento nella nazione, cioè i rappresentati. Ora è evidente che il Movimento 5 Stelle è lontano in maniera siderale da quel 33%, dal rappresentare un italiano su tre. Questo è un dato che non può essere in nessun modo negato e nessuno prova a farlo. Dunque, in base alla nostra Costituzione, per tutelare la democrazia, per tutelare la rappresentatività del nostro Parlamento, le Camere andrebbero sciolte. Questo però non può essere fatto in questo momento perché c'è il semestre bianco, ma non sarebbe stato fatto da Mattarella comunque perché non lo ha fatto quando questa situazione è emersa a seguito della rottura del governo giallo-verde, di quello con tra 5 Stelle e Lega, la Lega di Matteo Salvini. Ma c'è un altro elemento gravissimo che sta a confermare l'illegittimità di questo Parlamento, e cioè l'astensione. Nelle grandi città più di un italiano su due è rimasto a casa, non ha votato. Complessivamente oltre il 40%
il 46% circa degli aventi diritto, ha scelto di non esprimere il suo voto. Questo perché? Perché non crede più nelle istituzioni democratiche. La responsabilità di questa situazione gravissima è, a mio avviso, principalmente del Presidente della Repubblica. Perché? Perché Mattarella, quando è caduto il governo giallo-verde, avrebbe dovuto indire nuove elezioni. Le elezioni politiche avevano visto il trionfo delle forze che si definivano antisistema, che criticavano l'euro, che criticavano le istituzioni europee, che mettevano nel mirino la finanza internazionale, eccetera, e che indicavano nel Partito Democratico, perno della conservazione del sistema, il nemico da abbattere. Dopo la loro vittoria straordinaria alle urne, non era pensabile che una delle due parti si alleasse con il PD e soprattutto, vista la debacle che aveva avuto alle elezioni europee e nei sondaggi, il dubbio che il sentimento popolare non fosse più tutto dalla parte dei 5 Stelle era più che legittimo. Mattarella avrebbe quindi dovuto riportare gli italiani alle urne, ma non l'ha fatto, ha agevolato la nascita di un governo per l'ennesima volta con il PD che gli italiani avevano cacciato in tutti i modi con il voto, e poi c'è stato il Covid e da lì l'arrivo di Draghi, che rappresenta in maniera plastica quello contro cui la maggioranza dei cittadini italiani aveva votato. Di conseguenza è ovvio che tantissime persone disertino le urne, perché il messaggio che gli si sta mandando è il tuo voto non conta niente. Questo è un fatto di una gravità inaudita. I partiti della seconda o terza repubblica stanno distruggendo la rappresentatività delle nostre istituzioni e il Presidente della Repubblica, che dovrebbe vietarlo in tutti i modi, non dice una parola e lascia che questo accada. Che cosa dobbiamo aspettarci invece da un punto di vista politico da questa situazione? Come dobbiamo guardarla? Quello che vedo io è che la maggioranza dei cittadini che chiede un cambiamento nel nome della Costituzione, nel nome di un modello economico diverso, nel nome di una sovranità democratica rispetto alle istituzioni tecnocratiche europee e non, continua ad essere la maggioranza e anzi cresce. Il problema è che non trova referenti politici e ovviamente che non gli viene consentito di votare. Nei prossimi mesi, questa situazione, secondo me, continuerà a incancrenirsi perché il PD canta vittoria e lasciamo che canti vittoria. La verità è che di voti non solo non ne ha guadagnati, ma ne ha persi. È vero che si prende l'amministrazione della maggior parte delle città. Ma al tempo stesso è innegabile che non c'è stato un travaso di voti da parte di altre forze o dell'astensione. Non è che il PD ha guadagnato voti che prima non ne aveva, né a meno di quelli che aveva quando ha perso, ma tutti gli altri ne hanno persi di più perché la gente è rimasta a casa. Salvini, che dovrebbe capire che sta prendendo esattamente la stessa strada di Di Maio del 5 Stelle, cioè tradisce il mandato dei propri elettori e diventa una forza pro-sistema, invece di dare spago, di dare retta a Giorgetti, dovrebbe fare esattamente l'opposto, ma evidentemente non ne ha la forza. O perché è ricattato, o perché questo è quello per cui è stato chiamato in Parlamento. Fatto sta che si continuerà a suicidare sulla linea governista, sulla linea del banchiere centrale della BCE e oltretutto avallando anche le scandalose e anch'esse incostituzionali limitazioni della nostra libertà con la scusa del Covid. Quindi il PD non guadagnerà voti, Salvini ne perderà altrettanti, ne continuerà a perdere come ha fatto finora da quando è entrato nel governo Draghi. Il Movimento 5 Stelle semplicemente è scomparso e ci sono milioni e milioni di voti di persone che vogliono un cambiamento, di persone che ritengono che l'attuale equilibrio del potere e le attuali istituzioni non siano rappresentative, non siano in linea con i loro bisogni, con le loro necessità, con i loro valori e quindi le vogliono cambiare e aspettano solamente che gli si offra
un'alternativa credibile e organizzata. Di fatto, in queste elezioni amministrative c'è stato l'esordio di alcuni partiti, di alcuni piccoli partiti dell'arco democratico costituzionale, i quali sono antisistema per definizione, perché l'attuale sistema neoliberista è incompatibile con i principi della nostra Costituzione. Quindi o si è neoliberisti o si è democratico costituzionale. Le forze democratiche costituzionali, ancora in embrione, come il Movimento 3V, hanno ottenuto però risultati eccellenti a queste elezioni. Posso citare il risultato di Trieste, dove il 3V prende il 4,6%, oltre un punto sopra il Movimento 5 Stelle, ma anche in tante altre città ha raggiunto il 2-3%. E parliamo di una forza che non ha soldi, che non ha presenza sul territorio, che non ha organizzazione e che non ha avuto nessun tipo di supporto mediatico. Quindi la maggior parte degli elettori non sanno proprio che cosa sia il 3V, ma quelli che lo sanno gli danno il voto in maniera tale di consentirgli, con una percentuale tale di consentirgli di superare il Movimento 5 Stelle, che è sempre in televisione ed ha un'organizzazione milionaria. Questo ci dice che le prospettive per il prossimo futuro a livello politico sono sostanzialmente illimitate. Se noi riusciremo a creare una forza, un insieme, una federazione di forze che vogliono ristabilire i valori e i diritti che la Costituzione prevede, nelle prossime elezioni politiche potremmo avere risultati mirabolanti. Io credo che neppure il prossimo Presidente della Repubblica scioglierà come dovrebbe fare le Camere, per il semplice fatto che sarà eletto da questo Parlamento, quindi verosimilmente si arriverà alla fine della legislatura. E questo tempo deve essere utilizzato per organizzare una offerta politica alternativa, credibile, forte, radicata nei territori, perché se ne avranno la possibilità, gli italiani torneranno a votare e voteranno per avere finalmente un governo che sia democratico, che sia costituzionale, che sia sovrano e che faccia gli interessi del popolo, contrapponendosi ai banchieri centrali, alle elite finanziarie e agli organismi transnazionali, che è esattamente quello che hanno chiesto nelle scorse elezioni quando sono stati traditi. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, vai in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.